dei giovani più interessanti. I suoi brani stanno già scalando le classifiche e arriva anche sul palco dell'Harrison, quindi non poteva non essere ai nostri microfoni. Aiello, benvenuto. Grazie mille per l'invito. Ti vedo in splendida forma, sono molto contenta. Allora, tu sei sempre bello e questo va bene, però è dovuto al fatto che ti sei tolto il peso dell'esibizione avendo cantato ieri, quindi nella prima serata? Sì, è dovuto al fatto che sto scaricando un po' di adrenalina, di quella grinta che quel palco ti chiede, poi di fronte a quelle sedie vuote, quindi ti chiedi di più e questo ti costa anche un po' muscolarmente, però insomma piano piano ci stiamo riconnettendo alla vita reale. Perché ci hai abituato, almeno io ti leggo così, sei non solo un cantante, un performer, cioè tu tieni tantissimo all'esibizione, ma anche se magari è un videoclip o un breve video che posti sui social, ci tieni tanto? Sì, al di là che ci tengo tanto è che onestamente è così, è che io vivo tutto con molta passione, con grande emozione, con grande verità, non sono uno proprio contrario alla costruzione, vivo molto di istinto e di empatia. E un conto poi ovviamente è farlo su quel palco, un conto è farlo altrove. Quel palco è un palco gigante, molto complicato, molto bello, però anche spigoloso, quindi è impegnativo. Sei tanto vero che a Sanremo porti un brano nel cui fai una sorta di mea culpa. Esatto, dichiaro di essere stato uno stronzo e in questa sorta di suicidio d'amore che ho vissuto, e nel farlo racconto di un sesso speciale che ho definito sesso ibuprofene. Ci puoi spiegare meglio? È un sesso in realtà che ha diverse connotazioni, diverse sfumature, un sesso tossico, un sesso liberatorio, un sesso curativo, probabilmente non abbastanza nel mio caso, però è stato comunque un sesso speciale. Credo che ognuno di noi lo abbiamo vissuto almeno una volta nella vita e io l'ho cantato. Per un performer come te, trovarsi di fronte a un Harrison vuoto, tolto ovviamente gli orchestrali e qualche addetto ai lavori, com'è stato? Devo dire più complicato di quanto io immaginassi, perché nelle prove, probabilmente in quanto prove, quasi ti racconti che può essere normale il fatto che non ci sia un pubblico. Ieri sera durante la performance sentivo proprio una sorta di richiesta a me stesso di riempire quel vuoto, perché è veramente pesante vedere di fronte a te delle poltrone rosse e quindi è complicato, devo dire che è complicato. La seconda volta andrà meglio secondo te, sarà più facile, sai già cosa ti aspetta? Guarda, in realtà vorrei dirti di sì, ma è un palco così particolare che ogni volta è una prima volta e poi purtroppo non ci sarà neanche la prossima volta il pubblico, quindi come dire, le difficoltà saranno quelle di sempre. Proveremo a dare il massimo come sempre e a condividere la musica il più possibile. Andiamo al tuo album di prossima uscita, che ovviamente conterrà anche Ora. Aprile, se non sbaglio, dovrebbe uscire? In realtà no, un po' prima, 12 marzo, quindi fra pochi giorni fondamentalmente. Ed è un disco che io ho chiamato Meridionale per omaggiare la mia terra, che è la Calabria, la mia terra d'origine, e questo viaggio nelle mie radici che ho fatto proprio anche a livello sonoro in quest'ultimo anno, visto che la Calabria è proprio un simbolo di contaminazione di culture diverse, arabi, spagnoli, greci, normanni, e io ho mescolato diversi generi come piace fare a me, in questo disco ho aggiunto del clubbing, sempre R&B, pop, urban e meridionale, quindi c'è questa venatura, questo fil rouge di popolare, di meridionale, di latino che accompagna un po' tutto quanto il disco. Ti posso chiedere una curiosità, perché ho letto che tu già ti eri presentato a Sanremo un po' di anni fa con Gianni Morandi, che ti disse una cosa che a me fa un po' sorridere: canti strano. Lui mi disse: mi piace molto come canti, hai questo modo di cantare che è molto tuo, molto particolare. E poi all'epoca ero ovviamente piccolino, la canzone non era evidentemente forte e pronta e io rimasi a casa. Non era il momento, però, possiamo, un buon ricordo. Parafrasiamo, diciamo, il momento è ora. Esatto. Che parallelismo, grandissimo. Va bene, andiamo invece a giovedì.
un brano. La Sardelle cover. Esatto, Gianna. Gianna. Gianna di Rino Gaetano è il mio, come dire, veramente con grande umiltà tocco un gigante della musica italiana che è Rino Gaetano. È una canzone che apparentemente scanzonata, leggera, in realtà ha un testo molto, molto importante. E insieme a Vegas Jones porteremo una versione un po' più strong, una The Dark Side of Gianna, noi diciamo simpaticamente. E ci metterò tutto il cuore, come sempre, grande rispetto per Rino Gaetano. Sono molto molto curiosa di vedervi in questa performance, sarà sicuramente da seguire, ma d'altronde il giovedì comunque la giornata delle cover ci ha abituato a grandissimo spettacolo e tu lo spettacolo lo sai fare. Io per adesso ti ringrazio tantissimo. Grazie, è stato con te. Noi il super Aiello, io direi Antonio perché mi sento così una di famiglia. Assolutamente. Grazie come mille. Vuoi chiamarmi, chiamami. Grazie mille. Sanremo 2021 in collaborazione con Biper Banca, Encaplast Packaging Solutions, Audi Zentrum Modena Schiatti Motor, ODS Giocattoli, Cantina di Quistello dal 1928, Supermercati Famila, con noi sei in famiglia, e Marluri Caricamore.